In realtà la volontà è quella di creare questa piattaforma e mettere a disposizione anche dei giovani e anche delle start-up. Noi ci siamo dati un'idea che è quella di rendere disponibile la piattaforma, non chiedere nessun fee, nessun affitto, nessuna quota, ma dire partecipiamo anche noi, vogliamo diventare soci, per cui di idee, di progetti che riguardano la città smart dove noi vogliamo essere partner. Da un lato per dare una mano economico-finanziaria, perché capiamo che i giovani magari hanno più difficoltà, dall'altro perché vogliamo scommettere insieme a questi ragazzi. Come funziona, come funzionerà questa piattaforma? Cosa si potrà fare all'interno di questo scenario digitale? Ma mi fa anche piacere, perché di fatto lo sapete in anteprima, perché abbiamo fatto finora solo un incontro istituzionale a porte chiuse con tutte le categorie della nostra città, della nostra provincia. Partiremo da un wifi unico, un free wifi di tutta la città, uniremo il nostro di AGSM con Guglielmo, un free wifi per tutto il territorio. Da lì si scarica un'app, l'app della città, all'interno della quale può esserci di tutto, dall'informazione turistica, utilizzando magari Beacon, che è una tecnologia nuova che può essere sicuramente usata, sicuramente può esserci la parte successiva che è quella della mobilità. Stiamo ragionando di dotare gli stalli di sosta blu dei sensori per sapere se uno stallo è libero o meno, e poi lo sapete con la Smart City ci può essere di tutto, dal trasporto, l'ambiente, la salute. Stiamo studiando anche dei rilevatori per capire se i tombini sono pieni o vuoti, che sembra una sciocchezza, ma quando piove poi il problema si pone. Insomma, la tecnologia a disposizione della cittadinanza, delle categorie e dell'economia. Quindi presentazione, diciamo, ufficiale entro la fine dell'anno, per poi attivare questo nuovo scenario digitale nel 2017. Sì, la presentazione la faremo il 1° dicembre con il sindaco, perché è un progetto che ha voluto fortemente il sindaco, con il quale abbiamo condiviso tutto il percorso silenziosamente in questi mesi. Come detto, non voglio limitarla alla parte dell'app perché è quasi scontato, però nel progetto abbiamo previsto 4 colonnine per la ricarica delle auto elettriche già nel mese di gennaio, abbiamo previsto il rifacimento di tutta l'illuminazione cittadina LED per poi permettere, grazie alla Smart City, di tararla in maniera diversa per risparmiare da una parte e rendere magari migliore l'illuminazione in certe fasce orarie, quando passano le auto, quando passano i pedoni, le bici. Cioè la Smart City può essere veramente qualsiasi cosa, tanto che stiamo elaborando insieme a due giovani, io li definisco geni non vedenti, un percorso turistico per non vedenti attraverso la tecnologia. Fantastico. Sì, assolutamente sì, perché poi è una città vista da un altro lato. Io quello che continuo a dire è che abbiamo una città meravigliosa grazie alla storia, grazie alla natura, grazie anche a tante intuizioni, però non possiamo vivere per sempre cullandoci su quello che è stato, dobbiamo pensare quella nuova, e la nuova città può anche essere smart. Grazie. Grazie a voi, buona serata.